Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale di Gioccone X Svapo. Benissimo, facciamo la tripletta stasera. Prima di iniziare, signori, oggi facciamo la spod by Sicari. Vi ricordiamo di andare su Flavorito e recensirci se volete. E quindi vi facciamo la spod di Sicari. Finalmente sono tornato anch'io a fare le recensioni, poche signori, perché preferisco farle fare agli altri. Comunque sia, oggi parliamo della spod, signori. Allora, scatola, spod, questa è la spod, contiene nicotina, eccetera eccetera. Sicari, la marca. Dietro avete tutte le avvertenze, cosa include il kit, due resistenze, cavo di ricarica USB, certificato di autenticità, la spod, il manuale utente, il power bank che dopo vedremo praticamente, e questo desiccant, non so che cos'è, benissimo. Poi avete tutte le avvertenze e basta. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Allora signori, qua dentro trovate la spod. Adesso qua è tutta vuota perché la sto utilizzando. Comunque sia, qua trovate il power bank, qua trovate la batteria della pod, la cornicetta della resistenza che dopo vi faccio vedere. Qua avete due resistenze che in questo caso sono già finite perché l'ho testata abbastanza questa box, e qua dentro il cavo di ricarica. Ma adesso andiamo a vedere la spod. Ah, dimenticavo, manuale utente e certificato di autenticità. Ecco la spod, signori. Questo è il power bank, tasto d'apertura del power bank, LED che indicano la carica del power bank, tasto per accendere i LED e ingresso USB per la ricarica del power bank. Qua sotto troviamo dei fori di sfiato per la batteria, marchio CE, smaltimento, design by Sicari, eccetera eccetera, 2200 mAh, e poi i volt. Spod, questo segno che è una T, che alla fine non c'entra niente con Sicari o spod, comunque sia. Cliccando qua apriamo la spod e dentro troviamo la pod. Questo è l'anellino estetico che vi dicevo, scritta spod. Questo led si accende quando tirate, perché vi ricordo che questa pod è automatica, non ha tasti. Questo scassino serve per incastrare la resistenza. Adesso vi smonto la resistenza, svitate questo anellino, potete anche lasciarlo, però per vedere quanto liquido contiene dovete toglierlo, se no non potete vederlo. Quindi togliamo questo. La resistenza si toglie molto semplicemente, tirate ed ecco qua la resistenza. Questa qua è la resistenza con questo tappino che dopo lo toglieremo per fare la ricarica. Qua dietro avete i due pin e queste due cose di silicone che servono per tappare i buchi, perché se voi vedete qui, vedete che c'è una T che sarebbe il cosino di silicone per tappare il buco, perché poi vi spiego anche un'altra cosa, anzi ve la spiego subito. Questa, le resistenze che vi danno in dotazione sono già, non hanno gambette in silicone lunghe, mentre quando voi comprate le resistenze nuove, quindi blister da 5, non tutte, e non ho capito ancora bene il perché, vi arrivano già tagliate e certe vi arrivano con il silicone lungo. Voi cosa dovete fare? Dovete tirare fortissimo fin quando non si strappano. Quando si strappano siete a posto, tirate fortissimo, loro si strappano, boh, potete mettere liquido e basta. Adesso in questo caso qua non ricarico il liquido qua dentro perché questa qui è andata e quindi ne prendiamo una nuova. Non vi ho detto che qua dietro, ok, qua dietro c'è il contatto che serve per ricaricare la pod dentro al, chiamiamolo, power bank. Andiamo a vedere il power bank. Ecco qua il power bank. Allora, come abbiamo detto, questo qua è il tasto di apertura. Dentro trovate l'alloggio per la pod. Qua non c'è niente, c'è solamente il più, che non sta a significare niente, serve per tenere a contatto la pod al contatto lì in fondo per fare la ricarica. Tasto per vedere la ricarica del power bank, e adesso vi faccio vedere. Adesso vedete che se io schiaccio 4 LED accesi, quindi vuol dire che è carico il power bank. Quando io chiudo, vedete che sono 3 pallini più il quarto lampeggia. Vuol dire questi LED qua non sono lo stato della ricarica della pod, ma del power bank. Quindi
se vedete che adesso si è spento, comunque sia, se sono 3 e uno lampeggia vuol dire che il power bank è carico a 4 e con la prima parte sta ricaricando la pod. Come vedete adesso si è fermato perché vuol dire che la pod è carica, quindi ricordatevi che questi led non sono, quando c'è dentro la pod, non stanno a indicare il livello di batteria della pod, ma stanno a indicare il livello di batteria del power bank. Cambiamo pod, vi faccio vedere come si ricarica il liquido. Questo qua è il blister da 4, che io ne ho già usate 2, comunque questo qua è il blister da 4 che potete acquistare in giro, difficile da trovare sinceramente. Resistenza nuova, signore, quindi la resistenza vi arriva così, con il tappino leggermente tolto, diciamo, con i siliconi in questo caso tagliati. Come vi ho detto prima, c'è, in certe resistenze nuove ci sono le gambette lunghe, quindi basta che tirate fin quando non si strappano e voi siete a posto. Tiriamo via il tappino, ok, togliamo il tappino e dentro vedete il buco in mezzo, il buco e i due buchi laterali. Noi il liquido lo dobbiamo mettere nei due buchi laterali. Dovete munirvi di boccettina con ago che vi danno in dotazione, non ve l'ho fatto vedere prima, ma vi danno in dotazione proprio questa qui, ok, in questo caso non userò questo liquido ma un altro. Se volete una boccetta più grossa ve le comprate su Amazon. Quindi inserite l'ago in uno dei due fori laterali e glielo squicciate dentro. Quando siete arrivati qua chiudete questa cosina di gomma, ha le guide, quindi non vi potete sbagliare. Anche qua dentro ci sono due guide, come vedete, una e due, e lasciate la resistenza o pod lì a bagno per 10 minuti senza mai toccarla. L'unica cosa che potete fare è fare dei tiri a vuoto così, senza inserirla dentro alla batteria. Fate qualche tiro a vuoto e lo lasciate lì ad assorbire bene il cotone per 10 minuti e basta. Fatto questo, girate la pod in modo tale che lo scassino vada dentro lo scassino, ok? Come vedete il led si è acceso e la nostra pod è pronta. Cosa molto importante, la resistenza quando è nuova la lasciate lì a bagno per 10 minuti, anche di più. Inseriamo la pod dentro al suo power bank. Quindi signori, questa era la Spod by Sicari. Ci vediamo sopra con le teste nostre per dirvi due cosine. Tanto discussa Spod. Tanto discussa. Allora, io la amo, la odio, non si capisce tanto bene, perché certe volte stecca, certe volte no. Adesso questa, la resistenza che ho caricato il liquido è rimasta lì per un po' di tempo, quindi adesso la proviamo insieme a voi. Allora, vai Stefanello, tu tira. Allora, vi ricordo che intanto che loro la provano, occhio perché è il primo tiro che fai. È steccato? No. Ok, cosa importantissima, lasciate il liquido a bagnare nella resistenza per 10 minuti, un quarto d'ora, assolutamente. Mentre lui svapa, vi posso dire che funziona bene, funziona male, certe volte funziona bene, certe volte funziona male, non si capisce. Non si capisce in che modo stecchi, quando stecca, non si capisce. Certe volte ho capito che tirando fortissimo non stecchi, tirando lentamente lungo certe volte stecchi, certe volte no, non si capisce. Io comunque sia, ho sempre usato dei liquidi abbastanza sporchi, quindi organici, però certe volte stecca, certe volte no. La cosa positivissima per me di questa pod qui è la comodità, il modo in cui la sta tenendo Stefanello e la cosa figata che avete il power bank, quindi questa qui vi dura tutto il giorno assolutamente. Non è come una pod normale, non vi si scarica dopo 30 tiri o dopo 4 ore di utilizzo, ma questa qui vi completa la giornata assolutamente, perché avete questo qua che è in grado di sopportare tutta la giornata. Quindi altre cose non so nient'altro cosa dirvi, perché non so sinceramente se consigliarvelo o no. L'unica cosa che posso dire è che fino a quando le resistenze non verranno cambiate, sostituite con quelle nuove che usciranno, quindi con la ricarica del liquido da sotto, che magari invece di togliere quella cazzo di cartuccia bianca che è una scomodità, secondo me quando usciranno le resistenze nuove e funzioneranno meglio di queste, secondo me sarebbe da acquistare, perché comunque il prodotto è una figata secondo me. Allora, innanzitutto io dico che non sono più abituato a tenere i prodotti come se fosse una sigaretta o comunque un sigarino. Allora, che dire, il prodottino in sé
stesso è un bel prodottino. Ah, aspetta che se non mi dimentico, l'ariosità è perfetta, secondo me. Un tiro da guancia quasi, se non è identico alla sigaretta, ci manca veramente poco. E quindi anche questo, secondo me, è una figata. Vai avanti. Allora, prodottino valido per come è stato congegnato, per come lo si può utilizzare. Peccato appunto per le cartucce che sono penose. Vi può andare bene, vi può andare male. Ora, in questo caso sta funzionando veramente in modo impeccabile. Abbiamo fatto anche un bel po' di tiri consecutivi entrambi. E... contando che dentro c'è un organico, sì, di Hazard, quindi un tabacco molto organico. Non è, allora, l'aroma non è da dripper, non è da un'altra pod, non è da pod, anche da... non rende neanche come le testine del Nautilus, perché ecco, io non, assolutamente, l'ho riconosciuto assolutamente liquido. E sinceramente in questo momento non lo sto riconoscendo neanch'io liquido, quindi come aroma esce certe volte, cioè io mi ricordo che per esempio col Black Round di Danielino 77, col Round Black, scusate, quello lì lo sentivo molto bene. In questo caso, che ci ho messo dentro il Caribbean, lo sento più tabacco che cocco e ananas, quindi Il Round Black di Danilo usciva molto bene. Niente, come dispositivo valido, perché effettivamente fa passare le persone da chi usava il dispositivo simile a questo, che però vi dovete mettere le sigarette vere, l'IQOS, a un prodotto con la sigaretta elettronica. C'è da dire un'altra cosa, che a me questa cosa purtroppo non mi piace, e il Visello la pensa come me, che per degli svapatori come siamo noi, che siamo anni e anni e anni che svapiamo, qua dentro per sentire qualcosa vi dovete mettere 12-14 di nicotina. Noi siamo già persone che svapano a 1-2, ritornare a utilizzare una dose alta di nicotina lo vedo un controsenso. Per esempio, io adesso nel Berserk ho un liquido andavo a 4, poi ho utilizzato questa a 8, ho rifatto un liquido a 6 da mettere nel Berserker, adesso qua c'è un liquido a 6 e non sto sentendo niente. Quindi qua adesso dovrei rialzare di nuovo a 8 per sentire qualcosa. Qua però qualcosa sento, però non sento come ovviamente il Berserker o il Berserker MTL o tutte le altre cose. Un'altra cosa importante, liquidi 50-50 se non di meno. Addirittura 50-40-10, come si faceva in passato quando ho iniziato a svolgere io. Io invece cosa posso dire? Praticamente hanno già detto tutto loro. Io, come molti sanno, non sono un amante delle pod. Però devo dire che questa, per chi vuole smettere di fumare e deve decidersi di acquistare un prodotto per smettere, questo è quello che si avvicina di più alla gestualità della sigaretta, sì, e al tiro della sigaretta tradizionale. Assolutamente. Quindi secondo me è valido come prodotto per questo motivo. Per l'altro motivo, che è quello che prediligo io, quindi la resa aromatica, sinceramente essere costretto a usare un determinato liquido per sentirlo a me dà un po' fastidio, visto che mi piace variare dai 3 ai 4 liquidi al giorno, e avere 3 o 4 di queste, magari solo uno rende, per me non è buona cosa. Però ripeto, per chi deve smettere è un buon prodotto. Appena cambieranno le testine, sì, che inizieranno a funzionare e saranno più accessibili a uno che si avvicina alla sigaretta elettronica, perché questa testina ha un neofita, assolutamente no, ci sono troppe complicazioni. E in più tante stanno ritornando indietro ai vari negozianti, perché appunto si lamentano delle testine. Gliela consigliamo. Io posso dire una cosa: per chi svapa già da tempo e vuole provarla perché c'ha la scimmia, io direi di non prenderla, e neanche ad un neosvapatore, fin quando non usciranno le testine nuove. Questo video lo facciamo adesso, ma questo affare qui io ce l'ho già da quanto? Un mesetto. Da un mesetto. Io in un mesetto l'ho testata tantissimo. Nella prima settimana ho buttato via praticamente tutte le resistenze che mi ha dato in dotazione, quindi 2 più un blister da 4,
perché continuava a steccare, non steccare, come vi ho detto prima all'inizio. Adesso non so perché, avete visto quanto abbiamo svapato, perché stiamo continuando a svapare e non ha ancora steccato una volta. Faccio un tiro forte. Forte non stecchi, sono sicuro. Allora, certe volte se tirate forte, fortissimo, non stecca. Se tirate piano, piano, magari un pelino più lungo, però con meno potenza di tiro, certe volte stecca. Comunque confermo che è il Caribbean. È il Caribbean, no, è il Caribbean, perché l'ho fatto prima. Signori, se volete provarla, affari vostri. Però io vi dico che secondo me, fin quando non escono le testine nuove, ma non per la ricarica del liquido, perché comunque per uno che svapa già non ci vuole niente a togliere sta fare qui, andate in giro con la boccetta, con l'ago, ve lo togliete, mettete dentro il liquido, è uno sbattimento, però uno lo può anche fare. Ma proprio per la funzionalità delle resistenze non prendetela ancora, perché non funzionano bene. In questo caso stanno funzionando bene, non so il perché, però secondo me non è da acquistare fin quando non esco le resistenze nuove. Direi che è stata una recensione abbastanza lunga e dettagliata, credo, no? Direi di dire qualcosa? Sì. No, assolutamente no, io a posto così, grazie. Trovate altre colorazioni nel caso, questa qua è bianca con la pod argento, poi c'è nera, poi c'è rossa. Blu e rossa, mi sembra una roba del genere. Signore, se vi piace il video, piacciato, condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale Gicone X. Svapo. Fateci una recensione su favorito.it, che trovate il link qui sotto in descrizione. Seguiteci su Instagram, iscrivetevi al canale e con l'ultima svapata del visello, non con questa. Ci vediamo al prossimo video, va bene, ciao. Che poca nebbia.